Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato ad Hearts of Iron 4 con la Millennium Dawn. Italia, anno del Signore 2005. Signori, siamo riusciti a sopravvivere per 5 anni in questa mod. Il gioco non è ancora crashato, non diciamo niente, va che è meglio. La cosa positiva è che adesso che abbiamo la tecnocrazia al potere, abbiamo sconfitto la mafia, abbiamo sconfitto l'evasione fiscale, abbiamo ridotto il rapporto debito-PIL all'84%, anzi siamo arrivati al 79%, poi abbiamo fatto un paio di investimenti che ci hanno portati un po' sopra con il debito, ma le cose vanno bene. Abbiamo investimenti internazionali, siamo un paese moderno, abbiamo un paio di problemucci che dobbiamo ancora risolvere a livello di istruzione, di sanità, di efficienza in generale e soprattutto di prodotto interno lordo. E abbiamo un grosso problema, il più grosso è la stagnazione. E adesso abbiamo stock market boom. Non male. Potremmo buttare 6 miliardi di euro per iniettare liquidità aggiuntiva nel mercato, intanto che c'è una crescita dei mercati, e passiamo da stagnazione a crescita stabile. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. C'è il rischio di un grande crash. Io vado a buttarci dentro più liquidità. Ragazzi, andiamo a buttare dentro più liquidità, perché adesso stabilità 72%, stable growth, l'economia italiana inizia a crescere. Si vola. Guadagniamo 7,5 miliardi al mese, grazie all'outlook positivo. E ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza il grosso intervento sul debito. Le cose vanno benone. Iniziamo a cliccare Improve the Trieste Port. Investiamo 10 miliardi nei porti di Trieste. E se andiamo a vedere il prodotto interno lordo, adesso è cresciuto a 3,1. Ah no, 3.146. Il prodotto interno lordo sta crescendo grazie alla crescita, appunto, che abbiamo. Monthly Productivity Growth più 1. Quindi adesso tutte le settimane il prodotto interno lordo inizierà a crescere dopo 5 anni di stagnazione. E ovviamente questo è importantissimo, perché il rapporto debito-PIL è risceso all'80%. E questo abbassa anche il tasso di interesse. Non male, cosa dite? Andiamo a vedere che scelte possiamo fare nelle decisioni. No, nulla. La tecnocrazia ha un ottimo valore. Siamo stati eletti col 52,5, abbiamo il 46,9 adesso di indice di gradimento. E la Svezia ha appena mollato l'Unione Europea. Sta cosa è impressionante, che la Svezia ha mollato l'Unione Europea nel 2005. Ok? Va bene, se siete contenti. International Banker, opinione 66. Opinione delle Small and Medium Business Owner, 96. Wow, abbiamo le piccole e medie imprese che ci adorano. E adesso Enlarge the Engine of Europe. Potenziamo il motore d'Europa. Quindi, che cosa vuol dire? Lombardy is known to be one of the most dynamic regions in Europe. We should strengthen its role as engine. Trasformiamo la Lombardia nel motore d'Europa. Office workers required meno 10%. Civilian factories workforce required 10%. Ok? A sto punto io vado anche a fare office sector a Milano. Ne andiamo a costruire 2 o 3. Sì, quando costruiremo le civili in Piemonte poi possiamo farlo. Bene. 7 miliardi e 4. L'Alitalia chiede di essere salvata. No, sta cosa non mi piace. Non c'è un focus per fare fallire l'Alitalia, tipo venderla agli albanesi, o non lo so, agli sloveni, ai francesi, a qualcuno che rende efficiente questo scatolone infame? Maledizione. Perché non posso farlo? Mi hanno appena bruciato tutto il tesoretto che stavo mettendo da parte per comprarmi le pellicce. Vabbè, niente. Faccia la pubblicità Mike Buongiorno, le vedevo la televisione. Comunque, niente, poco importa. Andiamo sulla produzione. La costruzione, scusate. Pannello dell'energia, produciamo 87 gigawatt, consumiamo 80. Molto positivo. Abbiamo sempre i soliti problemi di stoccaggio del petrolio, perché
tutta la nostra energia o quasi si basa sul petrolio, vedete che è un problema. Generiamo 51,6 con il petrolio, 25 con l'idroelettrico, solo 4,2 col solare. Era 0 all'inizio partita, quindi sta salendo bene, ma sta salendo meno, ma molto, molto lentamente. Quindi dobbiamo prestare attenzione. Vabbè. Ovviamente una cosa che faremo è Enlarge the Engine of Europe, benissimo. Efficiency of the Northern Industry. Produttività delle civili, military dock e office della Lombardia e del Nord Italia aumenta del 10%. Continuiamo ad investire adesso sull'efficienza e la produttività. E che volo, ragazzi! Il GDP adesso è 3.571 miliardi. Si sta volando, ragazzi. Siamo in boom economico totale. Net income deficit 9,5 miliardi a settimana. Vi ricordate i giorni in cui eravamo a meno 11? Sono passati. Quella è una vecchia Italia. Quella è una vecchia Italia. Noi non ce la ricordiamo più. Allora, usiamo la guardia di finanza. Spendiamo 64 miliardi per aumentare. No, non ci serve sta roba. Però possiamo stimolare i consumi per aumentare la stabilità. Questo sì. Va bene. Per il resto andiamo ad abbattere il debito pubblico. Ragazzi, siamo al 68% perché abbiamo buttato dentro un sacco di miliardi di euro. C'è anche una cosa da dire, non abbiamo più la lotta alla mafia, giusto? Non esiste più la mafia, quindi, ma per davvero stavolta. E quindi, tutti avete presente quegli una tantum che buttavamo lì di tanto in tanto, 2 miliardi qua, un mezzo miliardo là. Adesso non ci servono più e vanno tutti ad abbattere il debito, punto e basta. È incredibile. Allora, ricerca. Proviamo a iniziare a ricercare magari un po' di tecnologia militare sui carri e sugli aerei, perché magari iniziamo a pensare, ad ambire a ritornare ad essere una potenza industriale ma anche militare. Andiamo sugli armor, per favore. Quindi andiamo adesso a studiare i motori dei vari carri, perché potremmo tirar fuori qualche bel elemento. Why not? Sulle polizze abbiamo fatto tutto quello che volevamo, va bene. Efficienza nel nord, ci siamo. E vediamo un po'. Vabbè, una cosa volevo controllare. Reform expectance meno 0,17, ok. Adriatic gas field. Iniziamo a produrre 10 unità di petrolio nelle Marche. Iniziamo a trivellare, ragazzi, l'Adriatico. Saranno contentissimi quelli che hanno gli alberghi da quelle parti. Ma chi se ne frega, siamo contenti noi. E intanto adesso facciamo 11 miliardi al mese. Siamo in... stiamo volando verso il ripagamento totale del debito pubblico. Totale. Totale. Che è una cosa sbagliata, detto tra noi. Cioè, un paese senza debito pubblico è un paese anche che non offre ai propri pensionati la possibilità di comprare i bot, no? Per risparmiare. Sì, ma un 15% può andare bene. Sicuramente possiamo abbatterlo sto debito, ma non troppo. Ok, torniamo a noi. Torniamo a noi. One time checkout costa 68. I soldi in realtà adesso ce li avrei. Incoraggia gli investimenti internazionali, assolutamente. E spendiamo un po' di potere politico per aumentare le small industries. La piccola media impresa ci ama alla follia. Abbiamo 100 punti, che è il massimo. Stabilità più 10%, construction speed più 15, tax cost factor meno 10. Siamo il paradiso della piccola e media impresa. E abbiamo anche cancellato l'evasione, cioè le aziende, gli imprenditorotti locali che pagano volentieri le tasse. Incredibile. Grandi progetti. Cosa possiamo fare? Possiamo fare il ponte sullo stretto di Messina. Non ci credo.
Allora, prima di andare sui grandi progetti, iniziamo a industrializzare anche il sud delle isole e facciamo la parte del sud. Facciamo la parte del sud, intanto 701 miliardi. Quanto ci vanno a dare? Beh, 0,8 è poca roba, ma va bene. E adesso facciamo 12 miliardi di euro ad ogni settimana che passa. È uno spettacolo. Sì, è giunto il momento di abbassare le tasse. È giunto il momento di abbassare le tasse. Le abbassiamo la population. Vediamo quanto si scende se ne abbassiamo due. No, ma scusi, ho abbassato le tasse il 73%. Ah, adesso 74%. Non l'ho capita sta manovra. Comunque, abbiamo abbassato del 2% le tasse alla popolazione. Io credevo che in realtà aumentasse la stabilità facendo così. Magari è cambiato per altri motivi. GDP per capita meno 3,50, National Electric Grid meno 5,90. Aspetta, aspetta un attimino, va. Siamo tornati ad avere problemi di elettricità, ragazzi. Perché quella crescita economica che impazza, per questo che la stabilità è bassa. Free Civilian Factory. Ampliamo Sardegna e Sicilia di solare, dai. Editing dei geni, più popolazione. Comunque è il 2005, quindi queste tecnologie le abbiamo già raggiunte praticamente tutte. Wow. Vediamo se possiamo migliorare le tecnologie. Tipo il 4G ci si mette un botto di tempo. E sul nucleare possiamo fare dei nuovi reattori. Possiamo ricercare nuovi reattori perché andiamo in quella direzione, onestamente. No? Ok, Gioia Tauro. Comunque i technocrats che scendono molto molto lentamente sono incredibili. Va a vedere che forse per la prima volta un governo rimane in piedi fino alle prossime elezioni e si fanno pure rieleggere. Non lo so, è un'idea. Magari sbaglio. Torniamo sui veicoli. No, non sui veicoli, chiedo scusa. Sui carri. Perché adesso voglio praticamente ricercare tutto quello che è possibile. Per poi, con i pochi punti di army experience che abbiamo, tirare fuori un modello di carro che iniziamo a produrre. La Slovenia vuole entrare nella NATO. Abbiamo migliorato il porto di Gioia Tauro, adesso andiamo a sviluppare le isole. E qua con lo sviluppo delle isole, attenzione, attenzione, che torniamo un attimo sull'energia. Siamo sotto le 9%, andiamo su no power restriction, guadagneremo meno tasse, però evitiamo il problema energetico. Quindi adesso torniamo a 10 miliardi e 1, che comunque è tantissimo. E GDP siamo a 3.861. Adesso mi piacerebbe vedere il ledger, se si può. Cioè, non posso, cioè posso vedere il ledger per... Non per GDP, ma stiamo scherzando. Che sfiga. Io volevo vedere le nazioni per GDP. Ma veramente? Ma che sfiga, volevo vedere se, cioè, se sono più ricco dei francesi, tipo. Devo andare a vedere qui. Non lo so. Magari sto sbagliando. Magari sto sbagliando, non lo so. Develop the island ci costa 20 miliardi, aumenta le civili in Sardegna e in Sicilia.
Intanto in campagna vedete che ci sono gli uffici. C'è un problema probabilmente. Più facciamo costruzioni, più sta roba ci costa energia. E devo stare molto attento. Early AI, buono. Praticamente Clippy di reward, l'early AI. Military build up, military industry, naval yard and building slot, ok. Ma sempre a 3-8. Ci serviranno 30 miliardi, quindi li andiamo a recuperare. Abbattiamo il debito adesso che è al 58%, 1 miliardo soltanto di interessi. Ci sta. Timor-Leste captured. Ok, velocizzo un attimino al massimo, perché una volta fatta sta cosa ci buttiamo direttamente sul nucleare. È morto chi? Re Fahd. Alright. E adesso possiamo fare i motori moderni diesel. Prima andavamo a carbonella, pare. Abbiamo la stabilità all'87% comunque. E non lo so, fatico a capire perché prima è scesa così tanto quando ho abbassato le tasse. Comunque, pazienza, ce ne facciamo una ragione. 87 è molto buona. Exploit the economic catch up. Ok, anche qua andiamo a potenziare il sud. E, io direi che visto che abbiamo le fabbriche, Third Generation Light Tank. Ariete. Io potrei prendere. Abbiamo i 100. Qual è il carro che costa di più? Dardo, Puma, Ariete. Skyguard Aspide, Automatic. Vabbè, ma questi costano un sacco, ma sono delle artiglierie. Gli elicotteri costano un botto. Se prendo l'Ariete. Main Battle Tank, ok, come ruolo. E gli assegniamo. Facciamo così. Mettiamo Upgrade All Modules. Ah, mette però l'upgrade. Main Battle Tank Gun di livello 2. La torretta welded. Not turret, ok. Usata soltanto in offensiva. Usiamo questa qui. Reloading system, manual loading. Revolver magazine. Auto loading system. Poi ci mettiamo moduli speciali. Più reliability. Battle Station, ma wow, che figata. Ok, km orari, 9-9. Allora, facciamo l'Ariete 1 2005, lo chiamiamo così, salvalo, ed iniziamo a produrli. Ci servono ovviamente anche i metalli preziosi che dobbiamo iniziare ad importare dal Sudafrica. Buono. E avremo bisogno di importare un po' di petrolio in più, onestamente. Mi pare di capire. Wow! Abbiamo iniziato a creare i nostri primi tank moderni. Nell'agosto del 2005.
Curioso di vedere adesso che si sfrutta il catch-up, non il catch-up, il catch-up economico al sud, se sale anche il prodotto interno lordo da 3.900, se va su. No, per il momento no. Petrolio in Sicilia, petrolio in Basilicata, both. Premo entrambi. E adesso andiamo sugli aerei. Nel 2015 ci sono i modelli di quinta generazione. O anche i droni, possiamo iniziare a ricercare i droni suicidi. Beh, perché no? Perché no? Allora, fra 2 giorni dovremmo avere gli investimenti in Albania, vediamo se questo 713 cresce. No, però se adesso vado a Tirana dovrei avere i miei investimenti da qualche parte. Non so dove si vedano queste cose, onestamente, non ne ho idea. Sapete cosa faccio con tutto questo potere politico? Butto fuori il clero dalla compagine sociale visto che ci detesta, ma è ancora lì. Abbiamo i banchieri, la piccola e media impresa, buttiamo fuori il clero, portiamo dentro Finmeccanica oppure qualche altro potere industriale e tiriamo fuori veramente il governo tecnocratico definitivo. Oil field in Sicily, questo ci permette di avere ancora più petrolio. E andiamo a vedere adesso se possiamo fare l'energia. Sì. Sì, dai, facciamo un po' fatica. Prima c'è stato un momento in cui avevamo il 10% di consumo in più. Adesso siamo proprio a livello con 92 gigawatt. E le rinnovabili pesano per 10,2. E beh, comunque abbiamo, onestamente, siamo partiti da zero, adesso abbiamo un bel parco di rinnovabili. Ok, 4,3 adesso il PIL grazie ai nuovi uffici. Ok, il rapporto debito-PIL al 51%. Ok, beh, signori, diciamo che la crescita stabile è un grosso aiuto. Se avessimo 400, no, 487 miliardi, potremmo iniettarli nel paese per creare un nuovo miracolo economico. Lasciamo perdere per adesso. Crescita stabile, basta. Adesso, integrare i territori di montagna, non ora, andiamo su grandi progetti. Bypass the referendum. Abbiamo bisogno di fight scientific illiteracy e limit rebound of responsibilities. E secondo me dobbiamo fare l'educazione qua. Se vogliamo andare a rifare sta manovra, sì, ci tocca andare a fare la riforma. Cos'è? Integrative Restoration? Spaziale internazionale, supporta alieni in Africa, supporta alieni in Arabia. Southern Wind Power. Andiamo sul Southern Wind Power per il momento. Va bene. Andiamo in Industrial Technology, roba del 2010, ci mettiamo un po' di tempo però. Again for fossil, miglioriamolo. Praticamente andiamo ad aumentare ancora le rinnovabili.
È impressionante notare che comunque i tecnocratici non perdono, non, fanno, vanno molto a rilento, cioè perdono veramente poca popolarità. La Polonia è entrata nell'Unione Europea, ok. Ok. Io direi che con l'89% di stabilità e avendo praticamente concluso tutta la parte principale, tranne le montagne e i legni in Africa, andiamo su Modern Education, perché questa sarà una riforma importantissima. Ci cancella l'educazione classica. Quindi perdiamo 15% di stabilità a tutti gli insegnanti di latino che gridano, ma senza il latino non si impara a pensare. E dovranno andare poi, non so, tipo a lavorare nelle miniere di bauxite. Ma, contrariamente a tutto ciò, apriremo un percorso che ci porta a meritocrazia. Aumento dei salari degli insegnanti, aumento dei fondi per le scuole professionali e poi potremo riformare l'università, combattere l'ignoranza scientifica fino ad arrivare allo stop brain drain, cioè la fine dei fugari, della fuga dei cervelli. Chissà come mai c'è la fuga dei cervelli con una scuola così innovativa come abbiamo noi in Italia, che ci insegna tantissime cose, tantissime, come l'aoristo del verbo imi. Ok. Simuliamo il consumo? Insomma, cioè lo farei, però costa, ma tanto pure. Portiamo in casa altri investimenti internazionali. Vado a ricercare un po' di tutto. Allora, con 183 miliardi io vado a buttarli tutti ad abbattere il debito che adesso va al 46%. Ormai gli interessi sono lo 0,4 perché lo spread non esiste più, cioè siccome paghiamo meno noi che la Germania di interessi sul debito, mi piacerebbe vedere qual è il debito pubblico tedesco, ma forse non Joschka Fischer, non riesco a vederla sta cosa. Vedo che loro hanno 33 miliardi di introiti, noi ne abbiamo 36, quindi tecnicamente facciamo più soldi noi di loro. Ok, First Civilian. Andiamo sulle infrastrutture dove mancano, una in Sardegna e una in Friuli. Facciamo le infrastrutture, va bene così. Riportiamo a 100 le piccole e medie imprese e prepariamoci adesso quindi alla perdita del traditional education system e avremo modern education che però già aumenta la velocità di ricerca e la produttività. Vedete che abbiamo questi simpaticissimi PC Pentium 133 MHz in tutte le scuole sopra ogni banco. Ogni bambino all'età di 4 anni che vuole imparare a leggere e scrivere viene allontanato immediatamente e impara a fare coding. No, non si, non può, vuoi imparare a scrivere il tuo nome? No, prima fai coding. Modern Education, andiamo a sbloccare la prossima che sarà. Aspettate, aspetta. Dove cappero sta l'ho persa? Aumento della meritocrazia. Anche in questo caso la stabilità va a scendere. E anche adesso vedete che abbiamo perso i voti, no? Abbiamo perso molti voti. Quindi potrei fare un bonus per stimolare. No, scusate, un one time payment. Quando abbiamo 78 miliardi, e ce li abbiamo fra poco, andiamo ad aumentare la popolarità del nostro partito, semplicemente buttando via del denaro. E va bene, perché adesso di soldi ne facciamo veramente tanti. Veramente tanti.
Tra l'altro, nominalmente il debito non è mai sceso sotto i 2 miliardi, 2.000 miliardi. Però il nostro... No! No, merda, merda, merda! Ragazzi, c'è un crash di una mega banca, too big to fail. Dobbiamo buttarci dentro 218 miliardi e da Stable Growth si torna in stagnazione, e anche San Marino. Oppure, it's just good business. I banchieri si arrabbiano tantissimo. Possiamo entrare in depressione. No, no. Too big to fail. Il debito come cresce adesso? Abbiamo salvato un istituto finanziario. Così, bam. Vabbè, già che ci siamo, allora facciamo anche gli 80 euro di Renzi, così nessuno si accorge che il debito è risalito a bomba anche per riportare i tecnocrati. Per avere un pochino di provvede elettorali. Tutto questo è la cosa che mi rende triste, che nessuno vota a casa Savoia, 0%. È insomma, come i salafiti, ecco, casa Savoia come i salafiti, a livello elettorale intendo dire. È messa così. Meritocrazia nelle scuole, dai. Fatta la meritocrazia, possiamo migliorare l'inglese, aumentare i salari. Quindi il costo dell'istruzione va a salire, ma aumentando i salari dei professori. Questo dovrebbe darmi anche un po' di voti in più, eh. Dovrebbe ridarmi indietro i voti che ho perso prima. Perché adesso i professori che prima erano tipo 100, adesso sono, che so, 70 e guadagnano quello che abbiamo risparmiato licenziando. Perché presenti i professori di inglese che però hanno l'accento, che so, tipo di vergate sul membro perché non sono mai stati nel Regno Unito. Ecco quelli, no? Licenziati tutti. Va bene, fatta sta cosa, andiamo un attimino su Education Focus. Free Universal Quality Education ci va a costare 2 miliardi in più? No, mezzo miliardo in più, veramente, basta? Visto che i soldi ce li abbiamo, introduciamo anche il sistema universitario completamente gratuito. Leader Experience, Division Organization, Stability, Construction, Research, Speed, eccetera, eccetera. Bene così. Possiamo permettercelo chiaramente. Andiamo sui droni. Free Civilian, Nuclear Reactor. Posso fare il reattore nucleare? Veramente? Com'è possibile che posso fare i reattori nucleari? Posso iniziare a costruire i reattori? Allora, raga, io non lo so. Probabilmente poi non funzionano. Però visto che serve un po' di tempo a costruire il reattore nucleare, iniziamo la produzione. Per la miseria. Certo. Increased funding for professional school, 10 miliardi. Sì, poi il punto è che la produttività continua a salire in questo modo, quindi poi i debiti li ripaghiamo senza problemi. Non male. Non male. Comunque per arrivare a fight scientific illiteracy serve un sacco di... Poi dobbiamo fare sia la riforma delle scuole private sia la riforma dell'università. Ah, riforma delle scuole private ci abbassa il costo però del 20%, che è poca roba, il costo per l'istruzione che abbiamo è bassino. Dai, ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua perché abbiamo appena messo mano alla riforma della scuola e servirà tempo. Positivo che abbiamo fatto il grande salto industriale, adesso il prodotto interno lordo è praticamente il doppio di quello che avevamo 5 anni fa, sempre per via del realismo. E gli investimenti internazionali stanno a 1 miliardo al mese di interessi. No, le cose vanno benone, soprattutto guadagniamo quegli 11 miliardi al mese che abbiamo anche abbassato le tasse, fanno bene. Potremmo abbassarle ancora, però prima vorrei continuare ad investire sto denaro per levarmi dalle palle il debito.
Allora, avere 0,6 di interessi è una cosa abbastanza ridicola. Forse, al posto che abbattere il debito, adesso questi soldi li uso veramente per fare investimenti ovunque. Un'altra cosa impressionante è questa. Abbiamo iniziato a costruire gli ariete di nuova generazione e quindi abbiamo anche, insomma, dal punto di vista militare, dei nuovi mezzi. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un bel pollicione in su e ci diamo appuntamento alla prossima.